Signori, rassegna musicale. Allora, oggi in un'ora di Luca. La rassegna musicale. Deve parlare lui. Allora, parla solo lui. Intanto certo. Parte un po' strana perché non c'è più Rolling Stone, che è la rivista musicale migliore, che è anche quella in cui scrivo io. Però no, non dopo c'è. È esaurita. È finita. Ah, allora bene. Deve uscire il numero nuovo. Però buon segno. Però c'è XL che esce questo mese con due copertine. Questa è quella con Lou Reed e Metallica. Detti anche Lutallica, perché dai. lui li ascolta sempre. Ascolti, hai presente chi i Metallica? Tu chi sono i Metallica? Metallica. È Fabio, okay. Esatto. C'è un CD, vedo. C'è un CD che dei nostri amici di Puglia Sounds, questi tutti i gruppi pugliesi. Ti ascolti la musica pugliese, no? Sì, io vado in Puglia, 20 anni che vado. Per esempio i Boom Da Bash, li conosci, fanno reggae. No, quelli non li conosco. Comunque, XL esce o con la copertina di Lou Reed e Metallica oppure con quella di Caparezza. Caparezza sarà ospite del più grande lunedì e faremo Morgano e Ariso VS Caparezza. No, Caparezza sì, dai. Poi abbiamo questa bellissima rivista Chitarre. Oh, Ray Cuder, ragazzi. Con Ray Cuder. Chi è? Grande chitarrista. Guarda a me, scusa, chi è Ray Cuder? Chi è? Ray Cuder. Lui lo sa chi è Ray Cuder. A parole tue. Cuba ha girato il film Buena Vista Social Club. Le musiche di Buena Vista Social Club. E poi abbiamo un'altra rivista, perché questa è un'edicola frequentata da chitarristi. Abbiamo Guitar Club con in copertina Joe Satriani. Ti ricordi Joe Satriani? Lo conosci, no? Ammazza. Che adesso ha questo progetto Chicken Foot, che è un super gruppo insieme al batterista Chili Peppers. E due dei Van Halen. Ma questo è meraviglioso. Qui in questo giornale c'è anche una bellissima intervista a Flea, che è appunto il bassista dei Red Hot Chili Peppers, che parla del basso. Il basso come strumento. Come parla bene. Questa? Beh, hai fatto bene a dire come strumento. Come strumento il basso, no? Pensavo. Perché pensavo agonia io. E poi una bellissima intervista, adesso non lo so dove sta, a Duff McKagan, ex Guns N' Roses. Guns N' Roses, là. Vedi, questo Duff McKagan, che adesso è diventato un consulente finanziario per quelli che fanno i soldi con il rock ma non sanno come spendere. Domani lui lo vediamo, voglio acculturato Duff McKagan. Questa qui è Guitar Club, eccetera. Dopodiché tutte le altre riviste musicali, Mucchio Selvaggio, Rockerilla, non ce le ha. DJ Mag, le hai finite. Guarda, in onore di Luca, guarda che facciamo. Il jukebox, ma Muscaglione, bello questo, carino. L'ultimo Muscaglione. Però glielo potesse regalare come tutta la vita. Perché come, capito? No, glielo regalo proprio. Lo regali, consegna, vai la consegna, consegna. Il tapiro d'oro. Ma che tapiro? Jukebox d'argento. Il ricordo di questa giornata. Che finalmente abbiamo conosciuto. Grazie Luca, grazie, ciao. Applauso, vai, applauso. Agonì, applauso. Da qua se fa. Ciao.